A tutti i legionari, bentornati sul mio canale, benvenuti di nuovo su Ark Survival Evolved, benvenuti ancora una volta su Jurassic Ark, il nostro Jurassic Ark. Signori, oh, vedete l'armatura che l'altra volta mi sono colorato in live? Vedete che bella che è? Mi sono fatto simile ad Iron Man, dai, anche se Iron Man era giallo e rosso, questo vabbè, ci ho messo il blu di mezzo, ma potrei anche metterci il giallo. Allora, oggi puntata particolare perché oggi andremo a costruire queste torrette e torrette comunque pesanti per la problematica dello spawn dentro al nostro garden. Oh, siccome spawnano dei carnivori che vanno a dare fastidio ai nostri animali, vorrei comunque costruire delle torrette difensive in maniera da proteggere i nostri erbivori. Le torrette pesanti ne farò poche e faremo anche le torrette automatiche. Ragazzi, questo perché vi ho detto dobbiamo proteggerci da. Ecco, intanto i motori qua, i generatori li ho già fatti un pochino. Raga, dobbiamo proteggere insomma i nostri animali perché lo spawn sia degli NPC che delle creature wild, carnivore, insomma, disturbano parecchio di parecchio il nostro parco. Quindi. Raga, io mi stoppo per un attimo il video. Ci vediamo un pochino più tardi perché dovrò avere tempo di craftare anche tutti i colpi, ragazzi. Allora, a dopo, mi raccomando, restate qui. Spolliciate, anche perché ve lo chiede Goku. Mi raccomando, ragazzi. Oh, vedete, craftiamo, cominciamo a craftare un po' di torrette. Una volta finito, guardate quanta polvere da sparo mi ci è voluta, raga. Comunque il risultato delle nostre cose è questo qui, raga. Queste un po' già le ho messe da parte. Voglio fare queste qui, le torrette pesanti automatiche. Oh, le torrette le abbiamo fatte. Adesso dobbiamo craftare le munizioni, che sono queste qua. Craftiamole. Niente, raga, io crafterò un altro assemblatore per velocizzare la situazione. Qui, se no, non finiamo più. A dopo. Oh, qui la situazione sta finendo. Non mi ha fatto fabbricare il fabricator. Però adesso interrompo a uno il crafting di questa. Ecco qua. Così posso fare il fabbricatore. Dopodiché vado a craftare le ringhiere di metallo che possono sempre servire, raga. Adesso prendiamoci tutto. Ecco, sono pienissimo. Ho bisogno di. Ecco, così ho risolto. Ovviamente, oltre a questo, ho bisogno anche di muri normali. Di muri normali, raga. Non l'ho craftati, porca miseria. Allora, i ceiling soprattutto e i muri normali. Che sono. Dove stanno? Eccoli. Un centinaio di muri normali. Facciamo un centinaio di ceiling. Le scale l'ho fatte. Le scale sì, l'ho fatte. Eccole, prendiamocele. Prendiamo le porte e dire l'assemblatore. L'assemblatore lo metterei qui accanto proprio. Facciamo una cosa un po' zozza, raga. Non mi piace fare queste cose così, però è necessario per il momento. Noi intanto andiamo, mi ero incastrato, velocemente andremo per Jurassic Garden. Andremo a posizionare le torrette in punti strategici, ragazzi. In punti, insomma, che possano colpire e far male agli animali, insomma, che vengono a romperci le uova nel paniere. Allora, io metterei una torretta qui, raga. Una torretta assolutamente la mettiamo qui. Tac. Adesso la facciamo da 4, ragazzi, perché la dobbiamo fare bella alta. Allora, sul 3 ci mettiamo questi muri da 4 alti dell'S Plus. 3. Io qui, ecco qua, la farei così, raga, perché. E l'entrata la faccio da questa parte. L'entrata la faccio qua. Adesso prendiamo la nostra porta e posizioniamola. La posizioniamo. Ecco qua, e qui abbiamo la prima torretta, raga. Io penso di lasciarla alta 4, raga, perché non voglio esagerare, anche perché questo è un punto abbastanza alto. Quindi diciamo che potrebbe andare bene, dai.
Potrebbe assolutamente andar bene. Allora, direi di lasciare tutto così e andiamo a posizionare la seconda torre. E la vorrei posizionare proprio qui. Non la voglio mettere tanto lontano, ragazzi, perché ecco, magari è. Approfittiamo anche che chiudiamo qui lo spazio. Guarda un po'. Mettiamo qui la torretta, la fondamenta. Oh, porca miseria. Qua e. Ah, qui c'è bisogno del coso doppio. Dai, mannaggia l'S Plus, raga. Oh, ecco così. Così va bene. Io farei l'entrata da qui. Quindi andiamo a mettere. O la faccio da qui, raga, che è un po' nascosta. L'entrata sicuramente riusciamo anche ad entrare e uscire senza problemi. Vediamo un attimo. Sì. Allora, metti caso ci siamo in pericolo, veniamo qua al volo, entriamo e siamo a posto. Perfetto. Mettiamo i muri. Tac. Ecco qua. Perfetto, raga. E questa è costruita. Certo, sta un po' in mezzo con la fondamenta qui dell'ambaradam, ma va bene, dai, va bene così. Non c'è problema. Per il momento, ecco qui la nostra torretta. Adesso ne metterei un'altra qui sopra, che dite? Qui sopra che è abbastanza alto, insomma, guarda un po' tutto, un po' ovunque qua, guarda. Però mi serve un punto abbastanza piano, tipo questo. Tipo questo qua, esatto. Perfetto, raga. Così, guardate che vista che c'è. Perfetto. Siamo qui. Praticamente non ci romperà nessuno da qua. Allora, qua, tac, tac, tac. E l'entrata la faccio da qua. Solita solfa. Adesso qua e la porta. Eccola qua. Perfetto, raga. Poi i muri li aggiungiamo dopo. Comunque questa qua è un'altra torretta. Adesso io ne aggiungerei un'altra lì da queste parti. Oh, raga, allora è arrivato il momento di cominciare a inserire le nostre torrette. Aspetta, prendiamo prima il pesetto perché sennò. Oh, non ce la. Porca miseria. Altrimenti non ce la facciamo. Prendiamo sti 7 kg, dai. Cioè, sti 7 pesi da 5.000. Adesso prendiamo tutte le armi, a parte i bazooka che non ci servono in questo momento, in questo frangente. Soprattutto vorrei trasformare qualche torretta in una torretta pesante. Anzi, facciamole tutte, va. Che ci frega, raga, che ci frega. Tanto l'importante è che il nostro parco sia protetto. Armi, no, elettrico, strumenti elettrico, difese, eccole qua. Facciamole tutte 20. Dopodiché vai con i colpi, raga. Vai sempre più colpi. Armi, munizioni, colpi. Eccoli qua. Quante ne possiamo fare? Vabbè. Adesso armi, munizioni, colpi. Va di qua, anche di qua. Vai così, raga. Le torrette qui stanno finendo. Allora, di fuori abbiamo finito le nostre torri. Le abbiamo completamente finite. Beviamo un pochino. Ok. Da qui potete vederne forse alcune, raga. Mo' ve le faccio vedere di fuori. Tanto che crafta. Eccole là. Vedete? Una là, una lì giù, un'altra è al centro dello schermo, in basso. Lì non ci passo, se no le api mi massacrano. Oh, avrà finito? Quasi, quasi, quasi. Tanto cominciamo a prendere le nostre torrette. Ammazza quanto vado veloce con. Saliamo sulla collinetta. Eccola qua. Mo' qui è una parola. Salirci. Niente. No, vabbè. Cominciamo da qua. Vai. La prima torretta vicino alla seconda porta. Oh, bada, ragazzi. Ma. Oh, mi sono salvato. Mi sono salvato. Attenzione. Mi sa che non posso salire manco qua. Se ci riesco, vinco una bambolina.
Porca miseria. Oh. Allora, saliamo su. Poi dobbiamo mettere le rampe, ragazzo. Ma devo finire meglio, devo finire meglio. Allora, io metterei una torretta qui. E una torretta qui. Ovviamente poi dobbiamo mettere anche i generatori, raga. Ok. Aspetta, forse questo lo metto un po' più fuori. Raccogli. La metto un po' più fuori. In modo che riesca a sparare meglio a tutti. E anche questa. Allora, poi andiamo a vedere i generatori wireless. Li mettiamo qua. Da questa parte. Vediamo un po'. Andiamoli a prendere. Allora. Ecco qua. Qui mettiamo il generatore. Qua la benzina. Così vi faccio vedere, raga. Aumentiamo il raggio, dovrebbe arrivare tranquillamente così. Vediamo un po'. Toh, guarda che roba, raga. Guardate che roba. Bellissimo, bellissimo. Poi vi faccio vedere pure come funzionano, raga. Intanto metto tutte le torrette qui del circondario. Dopodiché ci vediamo. A dopo. Oh ragazzi, allora, le torrette le ho posizionate, lì ho posizionato anche una torretta manuale. Io adesso voglio provare a far spawnare un bel T-Rex Alpha, che dite? Ce la facciamo? Allora, se non mi sbaglio il comando è questo. Il livello lo facciamo un bel... proviamo un 200. E... pronti a scappare, raga. Via, 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 via. Raga, andiamo alla torretta di corsa, vediamo che succede dall'alto. Io non so se... ma sono morti? Cioè, già è morto? Ah, raga, l'abbiamo provato al 200, è morto praticamente subito. Tanto fammi mettere... le mie armi qui, perché sai, non si sa mai, non si sa mai, quindi mettiamo, facciamolo andare via questo. Ok, la borsetta non l'ha lasciata, a posto. Allora io lo farò qui esattamente, un bel T-Rex Alpha, lo mettiamo al 1000, voglio vedere che succede. Via, 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 via. Oh, via, via, via! Guardate lì, raga, sta attaccando la torretta. Oh, vediamo se riusciamo ad andare a quella manuale di torretta. Andiamo, 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 velocemente. Velocemente andiamo alla torretta manuale. Vai così, vai così, vai così. Uccidiamo al 1000, raga, è una bestia. Oh. Eccolo qua, eccolo qua. È morto. Vabbè, raga. Comunque, ecco, abbiamo appurato che funziona. Il nostro T-Rex Alpha è morto. Qui teniamo d'accordo, cioè teniamo in vista praticamente tutta la vallata. E niente, direi che comunque come difesa può andare soprattutto contro un attacco di animali. Ecco, mamma mia ragazzi, niente, devo fare qualcosa lì, eh. Devo fare qualcosa. Il cibo è il 6. Fammi mangiare. Niente, raga, allora, vabbè, come difese direi che può andare bene. Direi che può andare bene. Vediamo un attimo se le difese funzionano contro i Raptor Alpha. Voglio vedere con i Raptor Alpha, ragazzi. Oppure con un giganto. Vediamo che succede con un gigante. Oh, ma lì una torretta è andata. Vabbè, poco male, ragazzi. Cioè, vabbè, quello era un T-Rex Alpha, insomma.
Non è che non è che spawnano così i Rex Alpha. Allora, rinominiamo, cambiazione in medio, alto, tutti gli obiettivi, questa qui prendiamo i colpi e la distruggiamo perché è quasi arrivata. E questo lo metto qua. Ok, mettiamo i colpi. Alto, tutti. Ok. Perfetto, adesso torniamo a casa. Ranger 1. Niente, raga, allora la difesa è finita. La difesa è finita. Spero vi sia piaciuto il video. Spero tanto che vi sia piaciuto. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video o live. Vediamo un attimo che succede. Anche perché non ho ancora deciso come programmare il mio canale, quindi presto, insomma, deciderò e lo studierò a tavolino, anche grazie alle vostre visual, insomma, che mi faranno decidere cosa fare. Niente, ragazzi, allora con questo è tutto, mi raccomando, ve lo chiede anche Goku, mi raccomando, spolliciate il video, condividete, iscrivetevi al canale. Detto questo, ragazzi, Caio Giulio Cesare vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata. Alla Yacht Test. Ciao a tutti, ragazzi. Ave!